Al momento non ci sono esami di screening che possano essere considerati efficaci per tutti i tumori, ma tra le patologie che possono essere identificate in anticipo nella donna c'è, oltre al tumore della cervice, il tumore della mammella e il tumore dell'endometrio. Sì, variano in base all'età. Il Pap test è raccomandato ogni 3 anni dai 25 ai 29 anni, l'HPV test ogni 5 anni dai 30 ai 64. La mammografia ogni 2 anni dai 45 ai 74, l'ecografia transvaginale ogni anno nel postmenopausa. Per quanto riguarda la cervice, si stima che circa 2/3 dei casi di tumore vengano risolti grazie all'utilizzo del Pap test. Per lo screening dell'endometrio invece si fa riferimento all'ecografia transvaginale. Grazie a questi esami, eseguiti nella donna asintomatica nell'ambito della visita ginecologica di controllo, è possibile arrivare alla diagnosi prima della comparsa dei sintomi, quando il tumore è ancora confinato alla parte più interna dell'organo e il trattamento comporta la guarigione nella maggior parte dei casi.